Potrebbe tornare alla Juve Antonio Conte. No, grazie. No, entrato, grazie. Porti rispetto a Ortelli, per favore, l'ho chiamato io. C'era un motivo. Oggi è tornato lui, finalmente. Ma chi? Ma scusate, ma voi le partite le guardate o no? Cioè, di cosa stiamo parlando? Io stasera mi sono guardato la Serbia. Io stasera non avevo un cazzo da fare, mi sono guardato la Serbia. Oltre a vedere il livello scadente di Milinkovic-Savic, che ancora qualcuno prova a paragonarlo a Rabiot, caro Damiano Erfaina, guarda le partite. Ah sì, scusami, c'è anche Sciscione, vabbè, ma io parlavo con quelli che guardavano il calcio. Ho già fatto doppietta. Un giocatore che qualche giorno fa era stato paragonato a Matteo Retegui, detto più forte di Dusan Vlahovic. Risponde sul campo. Chi è? Perché Dusan Vlahovic, no, io non faccio nomi. Dusan Vlahovic è molto più forte di Matteo Retegui. Perché Dusan Vlahovic a fine anno, perdonami Andre, fammi finire, perché devo dire una cosa importante. Perché Matteo Retegui, che grandissimo giocatore dell'Argentina, argentino, a fine carriera, a differenza di Dusan Vlahovic, non avrà un'Europa League. Perché Dusan Vlahovic, ridiamo, perché poi a giugno vi voglio vedere. Ridete ora, perché poi a giugno. Ma non la può vincere Retegui. Ora, perché a giugno rido io. Ma che cazzo mi frega a me di Retegui e Vlahovic che c'è l'Europa League? Non me ne frega un cazzo. Cioè, Ortelli, per favore, cosa per favore. Che al 99,9% della popolazione. Occhio la vena, occhio la vena. Prego. Scusate, mi perdoni, ma io quando sento parlare la gente di calcio, pensando che ne capisca, e mi vengono a paragonare un giocatore come Matteo Retegui, che è in Italia da due giorni, non parla ancora italiano, non ha ancora capito l'inno della nazionale, a malapena sa distinguere destra da sinistra in italiano, me lo paragonano, cioè, come lei, tra l'altro, come me, va bene. In più di Retegui anche sa parlare l'italiano. No, non facciamo mistificanze. Dusan Vlahovic è il miglior attaccante della Serie A. Ne sono sempre stato convinto. Io sono sempre stato sul mio carro. Ma tanto io stavo dicendo che a fine stagione Dusan Vlahovic lo proverà con l'Europa League. Perché adesso ci sono partite importanti. Perché Matteo Retegui adesso torna in Argentina, torna a fare il nulla facente, torna a fare quello che non fa nulla. Ha fatto come, due partite. Come capocannoniere, ma che come di fai? Cosa? Di cosa? Ma di un campionato che non è così più basso dell'Italia come Come si chiama? Che cos'è? Campionato argentino, come si chiama? Argentina, c'è un campionato in Argentina, sono delle squadre. Dai. Ma guarda che tanti attaccanti vanno bene là. Cioè, in confronto, il campionato dell'Arabia Saudita è un campionato a livello europeo. In confronto. Vabbè, dopo che l'hai comparato a Retegui, a chi lo vorrà paragonare a Vlahovic? A Petagna per vincere il duello? A chi lo compara? No, a chi lo vogliamo? No. A Caputo? Chi è il prossimo? Petagna. Gabbiadini, Vlahovic, i prossimi voti che farai? Non lo so. Ciccione, tra poco ci rivela. Va bene. Gli abbonati mi hanno detto di far così, io li ho accontentati. Dai, che cazzo ci frega a dire? No, però una piccola riflessione sul fatto. Benvenuto, che Valerio. Alla Serbia e ha fatto due gol in una partita, tra l'altro finita 2-0, non 7-0, quindi vabbè, ma con fatto Montenegro, Negro, ok, amaro. Ma in Italia è difficile che veda palla, su questo potremmo farci un ragionamento, non no, hai ragione, perché Ortelli avrà visto i gol, li ho guardati adesso, non li ho visti prima, non ho visto Pancio tranquillo il Montenegro-Serbia, me ne sono ben guardato. Il primo gol che fa Dusan Vlahovic Juventus, quando gioca la Juventus, un gol così non l'ha mai fatto. Era un gol di quelli che faceva la Fiorentina. Questo cosa vuol dire? Quelli vanno anche messi nelle condizioni, perché poi i gol li sa fare. Però un gol così, col sinistro in anticipo, sul primo palo, col pallone che va dall'altra parte incrociato alla Juventus, io sinceramente non me lo ricordo. Forse così bello e così tecnico solo col Villarreal all'andata l'anno scorso agli ottavi in Champions League dopo 50 secondi. Però uno. Attenzione. No, non è 50. C'è un giro, fermate. Allora, intanto Frank a me mi fa sentire inferiore, ve lo dico sinceramente. Io quando parla Frank mi limita, perché proprio. E poi no, chiedo scusa al Monarca, era quella cosa donata in inglese, quindi ho sbagliato. Che fra l'altro siamo grandi, ma è pubblica quella cosa, grandi amici con Donato, che saluto e a te, grande maestro. E gli porterai l'arancia. No, l'arancia, ragazzi, nasce con
Donato Inglese. Manfredi, ma lo conosci quel giornalista? Com'è? Lo Conte, ha intervistato anche me, lo conosco. Ma è fortissimo, no. Grande, grande. Allora, attenzione, perché Fabio Santini, che è un esperto di mercato, dice Vlahovic è in uscita dalla Juve. La alla Roma. Ha deciso. Questa cosa di Ortelli, posso vedere. Ma quando... Scusate, posso? Posso? A me non risulta. Scusa, ma... A me non risulta. Che cazzo... Arrivo. Da quello che so io... Dusan Vlahovic prolungherà il contatto con la Juventus e rimarrà con noi per un altro anno. Ma chi te l'ha detto? Che un altro anno? Ce l'ha il contratto già per un altro Camillo, anno? Ma chi te l'ha detto? Ma no, Camillo, ma per amor del cielo, ma scusa. Cioè, se ne va, Harry, davvero, sembra che se ne va. Non sapere chi te l'ha detto adesso. Non è chi me l'ha detto, è l'atteggiamento di Dusan Vlahovic. Ma come non sa il cazzo? No, però Camillo... Perdonami, ti spiego, ma non me l'ha detto nessuno. È una cosa che puoi intuire. Non, io intuisco perché. No, tu perché hai detto da quello che so. Scusami, Luca. Da quello che so, da quello che ho capito, rispetto. Adesso ti spiego. Un giocatore come Dusan Vlahovic, che dalla Fiorentina della Juventus, per dimostrare qualcosa, per dimostrare di più, non se ne andrà mai via della Juventus. Ma se lo caccia la Juventus, non si può neanche parlare. Ti stanno dicendo che lo vende, che è messo in mezzo. No, perché Allegri lo vuole. Se me la fate chiedere, ma in genere. Quando si scende di categoria Serie B o Serie C, non si vendono tutti i campioni. Si vendono tutti i campioni. La Juve è già il Monarca ride nel frattempo dietro di noi in classifica. Che cazzo ridi, Monarca? Me lo perché tanto sei dietro di me. Tu quest'anno hai fatto meno punti di me. Tu quest'anno hai fatto meno punti di me. Tu sei interista. Sei interista. Ma che cazzo me ne frega? Questo qua esce col Benfica. Capisci che non me ne frega un cazzo? Io di fare figure di merda in Champions, me ne sbatto. Per favore, con questi vocaboli. Allora. Sempre che trascende. Volete sapere la coppia perfetta qual è? Conte in campionato e Simone Inzaghi per le coppe. Allora vinci tutto. È vero. Buono, in effetti. Non te la vendere questa, Frank, che vai a mezzo se fai il figo con questa cosa che ho detto. Io no, a parte l'anno... A parte un anno Inzaghi nelle coppe non ha fatto mai niente di che. Ma ha vinto 6 finali su 7, come no? Nelle coppe europee, dico. Vabbè, ma adesso sta lì ai quarti, che deve fare? Vabbè, che? A volta. Enrico, ma non possiamo fare direttamente Ancelotti, no? Che magari non Ancelotti fa è il top. Un attimo, scusate. Secondo tempo. Vai. Che sono di calcio a porta? Calcio in porta. No, questa era di prima. No, è questa. Pam, la palla deve essere sempre vivace. Cagliari ci da. Eccolo qua. Comunque ha giocato fino a promozione Alessio, Coordinazione. Ma di che sport corda, però? Saltare la corda, cazzo. La corda così. Beh, dalla coordinazione qualsiasi sport. Coordinazione. Che braccio destro, mano sinistra, tutta la coordinazione, tutte coordinazioni, capito? Pa. La scaletta, vedete sta la scaletta? Pa. La scaletta. Vabbè, posso dire una cosa? Questo youtuber è un personaggio che sarebbe bene in un film di Pasolini. Per me sfonda lo schermo, è simpaticissimo. Grazie, col cappello tuo magari. No, veramente, io quando lo vedo lui buca lo schermo è simpaticissimo e gli faccio i miei complimenti, davvero. Non so se un giornalista pugliese ti ha querelato, ma Pasolini sicuramente lo sta facendo. Sicuro. Scusa Frank, ti ricordi Ninetto Davola? Davoli. Poco. È morto. Aveva quella. Lui è morto, infatti. Lui fu uno preso dalla strada. Ma ha detto ti ricordi? Una alla volta. Bene, come film. Lui fu uno preso dalla strada da Pasolini, perché Pasolini amava quei caratteristi romani. Beh, anche Mario Brega. Ecco perché è bravo. Anch'io, io mi ci rivedo molto in Pasolini. La spontaneità. Quindi Pasolini non mi farebbe l'applauso. Vabbè. Frank, però non puoi offendere sempre il monarca, però dai, su, ogni cosa che dici gli dici. Attenzione, Schira, rinnovo Çalhanoğlu. 6 milioni all'anno, fase finale. Complimenti all'Inter che rinnova forse il più grande centrocampista adesso, monarca in Italia, attualmente. Dopo Luis Alberto, sì.
Barella è già sparito? Barella l'avete dimenticato? A me Enrico sai che non è mai piaciuto così tanto. Ma come tanto, no, Barella. Ragazzi? Posso dirti, sì, per me la tecnica individuale, parlo del passaggio lungo, corto, del dribbling, della visione, sono armi che preferisco alla grande corsa e alla grande intensità di Barella. Sì, ma lui mette anche tiro, anche assist, è veloce. Cioè, Barella è anche tiro, Enrico, converrai che un tiro di Luis Alberto, un tiro di Çalhanoğlu hanno più effetto di un tiro di Barella. Ma lui fa anche Barella un po' di incontrista, di cursore, è diverso del ruolo per loro. Carità, che nessuno sta dicendo che Barella sia scarso, attenzione. Però ti dico per i miei gusti. Infatti lo vuole il Liverpool. Mettiamo agli atti anche questo. Non metto in dubbio, però un Çalhanoğlu, un Luis Alberto, per i miei gusti mi piacciono di più, sono più forti. Poi sono gusti, ragazzi. Però ma Luis Alberto a Çalhanoğlu devi paragonare, scusami o no? Voi state iniziando a fare la classifica dei calciatori, dei centrocampisti migliori in Serie A. Eccolo qua. Perdonatemi, tralasciando il primo. Scusatemi. Perché se mi menzionate Çalhanoğlu, Luis Alberto e Barella, io devo sentire come primo nome Adrien Rabiot, che in questo momento, nel miglior stato di forma, è il miglior giocatore della Serie A. Il miglior centrocampista della Serie A. Poi si può parlare del passato, dei tre anni, di quello che vuoi, ma in questo momento in Serie A non c'è nessuno come Rabiot. Attualmente Rabiot è il miglior centrocampista della Serie A. Luca, e chi non la pensa? Punto. Grazie. Ti do ragione, scusate, vi dico perché Luca ha ragione. Perché Rabiot è l'unico centrocampista di calcio che sa anche giocare a pallavolo. Quindi unendo le due discipline. Luca, per favore. Questo controlla di mano di Bagher con la Sampdoria, con l'Inter, quindi è il migliore di tutti. Ma chi l'ha scoperto il Monarca? No, perché è importante la selezione. Monarca era già... Pasolini, abbiamo Pasolini qua. Ma come Pasolini? Eccolo! Frank, chi è per te? Chi è per te, Frank, il più forte centrocampista in Italia in questo momento? Rabiot? Monarca! Grazie. In questo momento, cioè... Fa una pagella al volo, va. Non lo so, no, ma no, sì, ma classifiche stra inutili. Cioè, in questo momento, mentre voi parlavate di Barella, Rabiot, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, mi sono sentito Luciano Spalletti e straridevo come un matto. Cioè, a fare la guerra su chi era il centrocampista più forte in questo momento. Poi sì, per carità, sono giochini bellissimi, non sto dicendo. Però io in questo momento sono Luciano Spalletti, dicevo, guarda, questi sette, non aggiungo nient'altro, che parlano di... io c'ho il centrocampo più forte d'Italia e forse di tre d'Europa, e che me frega di Rabiot. Però per esempio anche Luis Alberto, adesso dici una cosa corretta, perché su Rabiot poi aspetta, chiuso, ha ragione, probabilmente ha ragione Luca, oggi nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi è il centrocampista più forte di tutti, e fino a quattro mesi fa era schifato da tutti. E allora se classifiche sinceramente me ne faccio, le uso come fazzoletti. No, da te Luca sicuramente no, da Allegri neanche, se siamo perfettamente d'accordo, da me neanche, ma del mio giudizio non frega niente, non frega neanche a Rabiot, ma dall'80%, 90% dei calciofili di questo paese era un bidone. Chi se ne frega anche degli 80% di chi lo considerava un bidone, però è così, quindi preferisco essere Spalletti e mi tengo anche sa... Frank comunque molto competente e molto simpatico. Andrea, Frank, molto competente, Andrea, molto simpatico. Bravo Frank. Guarda, bravo. Ti dico la verità, fammi una cortesia, quando c'è Frank... Io non vengo più perché mi toglie proprio, mi dà fastidio, ti dico la verità. E quindi io cambio idea su Rabiot, lo seguo, lo copio per una volta nella mia vita, copio qualcuno e dico che Anguissa per continuità è il centrocampista più forte di quest'anno. Allora, un attimo che vi faccio vedere. Faccio un pull in chat, Manfred. Il centrocampista più essenziale, non è sicuramente il più forte, però ma non ha reso continuità la differenza. Perché per lei chi è Augusto quest'anno? No, in questa stagione è Lobotka. Bravo Augusto. Al Napoli. Ma che mi copio, ho detto io. Cambia. No, il Napoli, il giocatore più importante del campionato di Serie A, eccolo. Ma non segna mai. Vi faccio ma vedere. Ma è il più importante però. Vi faccio vedere quello che ha detto, anzi chiedo l'aiuto per tradurre. I feel very confident when he behind me. Pape su Rabiot. Quindi mi sento molto tranquillo quando è al mio fianco, più o meno, giusto? Sì.
Sì, quando è dietro di me nel campo, no, al mio fianco, dietro mi sembra. Dietro. In poche parole. Ha parlato molto e lui sa cosa deve fare. In poche parole, Kylian Mbappé, attualmente penso che Kylian Mbappé, siamo d'accordo sul dire che Kylian Mbappé attualmente sia il giocatore più forte del mondo, ha appena consacrato Adrien Rabiot, definendolo, in poche parole, il miglior centrocampista del mondo. E lo dice Kylian Mbappé, non lo dico io. Lo ha detto Kylian Mbappé. Kylian Mbappé è il giocatore più forte del mondo, non è che quello che c'ha la Santa. Ok, ma Kylian Mbappé, giocatore più forte del mondo, dice: quando c'è Adrien Rabiot in campo, sono tranquillo.